Buongiorno bambini, buongiorno cari genitori. Allora, oggi, come vi ho promesso, prepariamo il lavoretto di Pasqua ed è molto semplice. Allora, ci occorre il contenitore delle uova di carta, poi ci occorre lo scatolone 30x30 dei colori, delle tempere, delle forbici. Allora, per prima cosa tagliamo il contenitore delle uova. Allora, io avevo quello da 10 uova. Quindi, siccome ci serve soltanto 6 per 6 uova, ho ritagliato una parte. Ecco qua. Poi, andando con le forbici dentro questi buchini, andiamo a fare dei piccoli tagli, così. Dei piccoli tagli. Ecco qua. Vedete? Dei piccoli taglietti. Nella mia pagina troverete in PDF anche il gallo. Quindi che cosa dovete fare? Lo ritagliate e lo ricalcate sul cartone. Una volta ricalcato sul cartone, con le forbici lo andate a ritagliare. Fatelo voi genitori perché è un pochino più difficile per i bambini. Una volta che l'avete ritagliato, volete vedere quello che ho fatto io? Eccolo qua. Lo dipingete, lo colorate anche del colore che più vi piace. Io l'ho fatto arancione. Colorate anche la base di cartone. Io l'ho fatto in questo caso blu. Eccolo qui. E non dovete far altro che inserire la gallina dentro il contenitore e posizionare le vostre uova. Eccolo qui, bimbi, lavoretto di Pasqua. È facile, è carino, è divertente, lo potete usare per la vostra colazione di Pasqua o per il vostro pranzo, ok? Divertitevi! Ciao bimbi!